First Lady dal 1988 al 1992 e madre di un presidente degli Stati Uniti. È morta all'età di 92 anni Barbara Bush. La donna da tempo soffriva di una malattia ai polmoni e di problemi cardiaci. Nei giorni scorsi le sue condizioni si erano aggravate, tant'è che la moglie di Bush Senior aveva deciso di fermare le cure. Con il marito lo scorso gennaio aveva festeggiato 73 anni di matrimonio. Sarà in radio da venerdì 20 aprile, non è un caso se l'amore è complicato. Il grande ritorno di Dear Jack, che dopo 2 anni di prove, live e tanto lavoro in studio, si presentano per la prima volta nella formazione a 4 e con un nuovo progetto discografico in uscita a giugno. Il nuovo brano è frutto della collaborazione tra Dear Jack e Federico Zampaglione, che è autore del pezzo con Antonio Marcucci. Siamo soddisfatti e curiosi, guardiamo al futuro con positività, consapevoli del fatto che c'è tanto da lavorare, ha dichiarato la band. Le persone di età compresa tra i 13 e i 15 anni in alcuni paesi dell'Unione Europea hanno bisogno del permesso di un genitore o tutore per compiere azioni specifiche su Facebook. Con un documento ufficiale, il popolare social network annuncia le misure di adeguamento al GDPR, il regolamento europeo sulla privacy. Tra queste, meno pubblicità, limitazioni sulle informazioni condivise e disabilitazione del riconoscimento facciale per i minori di 18 anni. Le protezioni speciali saranno attive fino a quando il minore non otterrà il permesso di un genitore o tutore. L'uso di droghe, il bere o utilizzo in maniera compulsiva della tecnologia sono abitudini che i giovani non collegano ai possibili danni per la salute. Di questo si è parlato in occasione della giornata Io Vivo Sano, progetto di divulgazione ai giovani della Fondazione Umberto Veronesi. Credo che la normalizzazione di alcuni comportamenti a rischio sia un fattore di rischio per lo scivolamento progressivo, diciamo, di chi adotta questi comportamenti a rischio, tipo fumare, bere, usare droghe, usare la tecnologia in maniera sconsiderato e molto, come dire, compulsivo, in delle gabbie comportamentali, in dei meandri, in dei circuiti di cui non si ha consapevolezza. Il problema non credo sia tanto l'informazione, il problema è come oggi vengono presentati alcuni fattori di rischio come fattori di una socialità normale. Malefico e violento, ma anche amorevole e in qualche modo geniale, Pablo Escobar è stato l'uomo delle contraddizioni, capace di aiutare il popolo colombiano, di essere un padre affettuoso, ma anche un killer senza pietà, affamato di potere e rispetto. In lui convivevano due anime che sono entrambe rappresentate in Escobar, il fascino del male. Il film diretto da Fernando León de Aranoa, nel cast Javier Bardem nel ruolo del protagonista, Penélope Cruz in quello della giornalista Virginia Vallejo e Peter Sarsgaard in quello dell'agente Shepard della DEA.